invece solitamente i prodotti che facciamo sono tutti autoprodotti, quindi non è nulla. E una domanda, visto che insomma negli ultimi anni hai vinto tantissimi premi, cioè proprio una marea, volevo chiederti se ce n'è uno in particolare che per te è molto importante. Sì, con Insane all'American Movie Awards. Ah, che è un premio. Com'è stata un po' l'esperienza? Io stavo mangiando una pizza, mi arriva una chiave pompata da scusa, American Movie Awards, no, ma sì, di cosa sta passato? Non ce l'ho presente. Questo premio l'hanno vinto Spielberg, Clint Eastwood, Meryl Streep, eccetera, quindi... No, aspetta, ma è un premio americano? C'è Italia, insomma. Sì, sì. Los Angeles. Ah, Los Angeles, sei potuto andare alla premiazione o hai saputo la cosa dall'Italia? Come? No, perché l'ho saputo tardi, mi hanno inviato poi la statua a casa. Ah, ok. In poche parole, io stavo mangiando la pizza, a un certo punto mi arriva la chiamata, mio fratello, eravamo... Cioè, il film meno costoso, anzi, la cosa meno costosa che c'era in quel festival era un videoclip musicale che costava almeno $1 milione. La cosa meno costosa, quindi erano tutti prodotti costissimi ed era difficile per Insane. E quando mio fratello mi chiama, dice: Rob, guarda che niente, c'è una brutta notizia, mi fa lo scherzo, ma hai vinto gli American Movie Awards come miglior attore non protagonista. Quindi non lo nego, sono esploso in lacrime perché per me era un sogno, cioè lì sono andati degli dei, cioè lì quella statuetta che io ho lì sotto a casa, ce l'hanno nello stesso, nella cristalliera, anche quei big che tutti noi conosciamo e che amiamo. Quindi sì, è stata sicuramente l'emozione più bella che ho provato nella mia vita. Poi ne ho vinti altri importanti, però questo qui è proprio quello a cui sono più legato, sicuramente. Vabbè, per forza. È quello che più mi ha avvicinato al mondo cinematografico dei miei sogni, diciamo, ecco. Questo mi fa venire in mente una domanda, però siccome effettivamente è un premio, io non avevo presente, cioè American Movie Awards mi viene in mente gli Oscar, cioè non è collegato. È uno dei festival che accumula punteggio per poi andare agli Academy. Ah, ok. Sono dei festival che fanno, perché gli Academy è un po' particolare, devi fare tipo dei punteggi, no? E sicuramente l'American Movie Awards è uno di quei festival che fa il punteggio per poi andare agli Oscar, però ovviamente... Poi sì, vabbè, di avere un film costoso, cioè ci sono altri meccanismi, quindi... Certo, ma poi quello che volevo dire, avendo vinto questo premio abbastanza interessante, hai ricevuto offerte da quello che potremmo chiamare il cinema ufficiale italiano, cioè quello che va ai David di Donatello, quello che... No. Niente. No, perché purtroppo in Italia si lavora molto con le proprie cerchie. Quindi non verranno mai a chiamarti, a meno che proprio non c'è proprio una necessità di... Poi io sono un attore che fa ruoli molto particolari, solitamente faccio sempre un ruolo del cattivo, comunque molto caratterizzato. Quindi molto spesso non... Diciamo che al limite ci sarebbe la possibilità di una fiction, di una cosa veramente stupidella per un... In passato sì, ho preso parte appunto tipo a Braccialetti Rossi, però... che viene girata in Puglia, allora cercavano attori pugliesi, però no, non ho ricevuto, ho lavorato tanto dopo Insieme, cioè ho lavorato molto nell'indie, ma nel per quanto riguarda il cinema, quello che intendi tu, no. Ma Roma, quelle produzioni non ti chiamano, cioè lì devi candidarti, fare i casting, e comunque i casting che mettono solitamente sono per ruoli piccoli, non per principali. I principali solitamente loro già sanno tramite le agenzie chi prendere, chi mettere, è un settore molto particolare. Siccome vedi il cinema su YouTube, voglio dire, secondo te può passare il cinema, una serie TV su YouTube, oppure è una cosa utopistica? Cioè una cosa che... perché io ho notato che, non lo so, su YouTube fa di più un DJ che parla con un videogioco piuttosto che non un film completo, per farti un esempio italiano, di Federico Sfascia, ad esempio, che fa film quasi professionali. Eppure, cioè voglio dire, le visualizzazioni sono quelle che sono rispetto a un gameplay di Yotobi o di Ciccio Gamer. Guarda, in Italia sicuramente YouTube non funziona molto bene. Mi spiego meglio, cioè nel senso, su YouTube i ragazzi seguono molto più facilmente come hai detto tu, i video di gameplay o il YouTuber che magari fa il video simpatico che dura 2 minuti, ok? Quando si tratta di prodotti più grossi, tipo Johnny, per me era già un miracolo che mi ha fatto 15.000 visite il pilota che durava mezz'ora, cioè era un miracolo, decisamente un miracolo. Quindi 15.000 visite, neppure likes.
Esatto, sì, non likes. Likes me ne ha fatti 200, non ricordo. Però per esempio Dylan Dog me ne ha fatti 170.000 viste, tantissimi like, 1000 qualcosa. Però il fatto è questo, sono dei casi particolari, ma sicuramente al 1000 per 1000 te lo posso garantire, no. Il film o la webserie lunga su YouTube non va. La webserie corta potrebbe andare, ma credo che siamo in un periodo in cui nemmeno le webserie adesso vengono tanto seguite su YouTube, cioè adesso si seguono tutte altre cose su YouTube Italia, quindi credo che adesso poi col fatto che ci sia comunque Netflix, Infinity eccetera, quindi credo che non si, cioè se uno vuole guardarsi una serie se la guarda su Netflix o comunque in TV. Ma poi anche in una web serie conta abbastanza avere lo youtuber famoso, sì, diciamo anche se magari cioè voglio dire al posto dell'attore, cioè non conta tanto che sia un bravo attore quanto uno youtuber già famoso che fa gameplay, che fa vlog, può portare diciamo le viste, cioè lui pubblica magari sulla sua pagina, ovviamente poi tutti i ragazzi guardiamo la serie dove c'è lo youtuber, capito? Quindi chiaro. Ok, poi un'altra domanda. Volevo fare un'altra parola su Dylan Dog l'inizio. Se non ricordo male lo caricaste su Mega Video, era l'unica cosa legale su quel sito. Lo rivedremo di nuovo online prima o poi? No! Come no? Non era così, dai, magari tra qualche anno, quando sarete super famosi, come fa Shyamalan? Shyamalan mette i suoi cortometraggi amatoriali fatti da bambino nei suoi DVD. Vedremo. Non era così male. E poi c'è da considerare che quello, mi pare, se non erro, che sia stato o il primo a pari merito con un altro film, non ricordo se sì. Allora, l'inizio è stato il primo. Il primissimo fan movie su Dylan Dog. Ecco, vedi, avete lanciato una moda. Poi, nello stesso anno uscirono Il Trillo del Diavolo e quello di Dennis Friesen, La Morte Puttana. Sì, è quello volevo dire. Però il primo è il tuo. Si trova in The Leaping anche. Fa una parte in The Leaping nella mia nuova serie. Comunque, vabbè, tu e assieme a lui, diciamo, perché stavate girando assieme. Avete lanciato praticamente una moda alla Tarantino, perché cioè una delle poche serialità di genere che c'è stata in Italia, cioè il fan movie di Dylan Dog, perché ne vediamo ancora oggi. Io sono in contatto con Fabrizio Lamonica, che forse riuscirò a intervistare anche lui, e anche lui ha girato un fan movie di Dylan Dog, anche altri, Brucculieri un altro. Dopo di te si è riempito di famosi di fan movies di Dylan Dog, quindi insomma il Dylan Dog l'inizio avrà la amatorialità che ha, però è stato qualcosa di forte. Capostipite cacque anche all'epoca, però parliamo del 2011 ormai, però se lo vediamo adesso, diciamo che all'epoca era anche una novità vedere un film, perché comunque all'epoca non c'era la tecnologia di oggi. Forse c'era anche di più per certi versi, perché adesso Mega Video ha chiuso, magari anche insomma voglio dire giustamente, perché guadagnava un sacco di soldi sul materiale pirata della serie, se proprio bisogna piratare che sia gratis e che non ci guadagni nessuno. Esatto. Voglio dire, però insomma era un sistema comodo per passarsi i file, anche come avevate fatto voi gratuitamente, un materiale vostro. Sì, perché su YouTube in poche parole io non potevo caricare un film lungo. Sì, all'epoca era così, è vero, bisognava avere non so che punteggio per caricare. E su YouTube lo caricai a pezzetti. Ed era un po' scocciante per un film di quel tipo. Comunque dico, era una novità, era vedere un film intero gratis. Sì. Ed è un peccato che gli sponsor, le pubblicità, ste cose qua non abbiano investito in quel settore, secondo me. È un vero peccato. Gianluca, a te. Finalmente adesso all'ennesima domanda iniziamo a parlare dei tuoi gusti, insomma, fatto cinematografico. Nulla, semplicemente qual è il tuo film in generale preferito? E visto che insomma nella tua carriera hai un'attenzione particolare per l'horror, qual è anche il tuo horror? Allora, italiano ci hai già detto della morte del mondo. Italiano? Allora, per quanto riguarda film preferiti in assoluto, la lista è lunga. Però diciamo che quelli che proprio amo particolarmente sono Grosso Guai a Chinatown di Carpenter. Mm-hmm. Bello, bellissimo. L'Armata delle Tenebre di Raimi. E poi
poi, vabbè, diciamo che tutti i film anni 80, comunque Ghostbusters, Goonies, Ritorno al Futuro, cioè insomma tutti quelli comunque li amo. Poi di qualcosa di più recente sicuramente amo, vabbè, poi amo Jim Carrey, quindi lui è proprio il mio idolo attoriale. E poi di recente invece, diciamo, il film a cui sono più legato di recente sicuramente c'è Il Signore degli Anelli, e anche il film, diciamo, di Nolan mi piacciono particolarmente, quindi questi sono più o meno, però comunque per grosso qual Chinatown c'ho proprio un legame affettivo indescrivibile, quindi non si può descrivere quello, quanto amo quel film, è una cosa incredibile, l'avrò visto almeno 80 volte, quindi non so memoria. Per quanto riguarda l'horror, sicuramente Raimi, tutta la vita, cioè Raimi. Ti è piaciuto Drag Me to Hell? Sì, bellissimo. Cioè, tranne a parte qualche cosa minore, sì, cioè, quello sul baseball, ricordo. Beh, che esatto, Gioco d'amore. Che era un po' scemino. Sì, infatti, per, insomma, per soldi. Per sopravvivere. Però i film suoi, Evil Dead, Army of Darkness, Drag Me to Hell, Heat, sì, anche Spider-Man 1 e 2, anche. Sì, sì. Si vede che il 2 particolarmente si vede che è di Raimi. A me piacciucchia anche il terzo, guarda. Il 3, guarda, il 3 registicamente comunque te lo guardi perché comunque Raimi è bravo. Il problema del 3 secondo me è proprio che Sony ha voluto fare un pastrocchio con i personaggi, quindi ha voluto metterci tutto, troppa roba dentro. Sì, quello è vero. Che alla fine anche Raimi stesso non ha saputo gestire bene, ma lì è un discorso proprio particolare, lì quando vogliono fare proprio tanti soldi. Sì. Poi mi è venuta una domanda intanto che non avevo pensato prima. Hai detto che ti piace Carrey come attore? Sì, Jim Carrey. Sì, Jim Carrey. Però io ho notato in alcune tue interpretazioni delle ispirazioni anche da altri attori, tipo in Insane alcuni hanno palesato un'ispirazione da Ledger. Sì, sicuramente il Joker di Ledger. Confermi. Ma soprattutto una cosa che ho notato io era un'ispirazione nella costruzione del personaggio di Johnny da Johnny Depp. No, Johnny in realtà si ispira a Nicholson come interpretazione in Shining. E per quanto riguarda l'estetica invece era Johnny è folle come è nato da Johnny Bravo, la serie, il cartone animato del tipo palestratto, vero? Sì, ma dici cioè, ok, immaginate Johnny Bravo che è un donaiolo ma è un assassino crudele che magari c'è, insomma, uno psicopatico. È un modo molto intelligente di costruire un personaggio. Cioè, sai perché? Per paradossi. Ovviamente totalmente distaccato decisamente distaccato dal cartone animato, però è nata quella storia. Più o meno dice, come vestito voglio vestirlo come Johnny Bravo. Infatti è vestito jeans, maglia nera e... È un po' come quell'episodio di Dylan Dog, no? Dove i cartoni animati escono fuori, fanno le cose da cartoni animati, però facendo le cose da cartoni animati uccidono la gente. Sì. Ok, l'ultima domanda a chi è? Una domanda flash così che mi è venuta, perché abbiamo citato Carrey, abbiamo citato Batman. Volevo chiederti, a me personalmente, non lo so, tanti lo insultano, però a me Batman Forever non dispiace, a te... Cosa ne penso? Sicuramente, soprattutto Carrey mi è piaciuto un sacco. Sicuramente Jim Carrey come enigmista funziona, anche se secondo me Jim Carrey potrebbe essere sfruttato molto di più, cioè nel senso che se un Carrey lo mettessero a fare il Joker, secondo me, se diretto da un regista bravo, perché Schumacher non credo sia un bravo regista, no, non sì. Quindi se mettessero un regista ovvio, Nolan è autoriale, quindi il Batman di Nolan è proprio una questione a parte, però visto che adesso si stanno riavvicinando ai fumetti, diciamo, il Batman, eccetera, voglio riportarlo vicino al fumetto, Affleck lo reputo un ottimo regista. Secondo me un Affleck, se mettesse un Carrey come Joker, secondo me lo saprebbe sfruttare molto meglio di come Schumacher l'ha sfruttato nell'Enigmista, perché secondo me potrebbe veramente, o ancora sempre nell'Enigmista, però spingerlo meglio, cioè secondo me potrebbe dare ancora di più Jim Carrey, amandolo follemente. Va bene, visto che siamo in tema di chiacchiere cinematografiche, io sono d'accordo, anzi penso che Carrey sarebbe stato un ottimo enigmista, però all'epoca era un po' immaturo come attore, sì. E veniva anche dai è esattamente quello che stavo per dire.
era troppo, recitava ancora troppo di smorfie, troppo, adesso sarebbe un perfetto enigmista, secondo me. Cioè, se per esempio si guarda The Number 23, sì, che a me non piace, però lui recita bene. Sì. È sicuramente un film che piace e non piace, però il suo, la sua recitazione è molto bella, cioè se molto seriosa. Quindi poi vabbè, Jim Carrey l'ha dimostrato anche con The Truman Show, con Eterna Sasha, no, Spotless Mind, che in Italia hanno prodotto. Non diciamolo, per non carità, no. Va benissimo il titolo inglese. E non ha sincope appena sento quel titolo. Non esiste nessun titolo italiano di quel film. No dai, diciamo, in italiano per venderlo l'hanno intitolato Se mi lasci ti cancello. Che ha anche un senso se vedi il film, però è una presa per i fondelli, è un film tristissimo, cioè, ma neanche tristissimo, è un film complesso, proprio... con un titolo da commedia. Gli X-Men che l'hanno chiamato miseramente, una parola può cambiare tutto, si chiama così in Italia. Se lo mettete su Netflix, cioè una parola può cambiare tutto, che sarebbe gli X-Men. Ah sì. Sì. Cioè, perché già le cose non vanno bene come sono, come funzionano, no, dobbiamo rovinarle noi. Cioè, ma traducilo con un po' di decenza. Piuttosto sì, uomo, guarda, uomo sì, piuttosto, suonerebbe meglio. Uomo sì, no dai, vabbè, ma la cosa più tragica secondo me è Se mi lasci ti cancello, che veramente non fa nominarlo in italiano, non fa. Comunque credo che sì, Jim Carrey secondo me è, ripeto, sfruttato da un regista più maturo e credo che lo riuscirebbe a spremere per un ruolo fatto molto bene di cattivo, villain nei cinecomics. Okay. Anche se un po' sti cinecomics iniziano un po', io a me piace Batman, lo amo, però credo che sia arrivato il momento che iniziano un po' a stancare, cioè al cinema vedi sempre un film di cinecomics. Quindi credo che vogliono fare, io sono d'accordo che magari devono fare il blockbuster, magari sì, a me piacciono le Tartarughe Ninja, per quanto sia un film che magari fa schifo, però io ho un affetto nei loro confronti, quindi sì, ci sta, però secondo me l'esagerazione, proprio costantemente questa guerra, poi che si fanno Marvel contro DC, è un po' esagerata, anche perché quando vai a vedere innanzitutto un film di fumetti, io credo che l'ultima cosa proprio che va guardata in quei film sia la sceneggiatura, cioè tu stai vedendo... insomma, un uomo ragno, di sceneggiatura. Sì, così, ok, è importante che abbia una storia che fili, però attaccarsi, proprio farsi guerra, io leggo proprio litigi davvero brutti, bruschi su internet fra Marvel e DC, che è una cosa davvero incredibile, cioè proprio un altro fuori con le mani, secondo se, cioè, se fosse di tazzolto tra le mani per decine cose, insomma. È un po' esagerato. Non sono neanche belli, tra l'altro. Sono diventati in molti casi. Cioè, almeno sono più, ultimamente più o meno sono diventati tutti un copia e incolla, il fatto che comunque fanno tutti in un certo senso ridere, la battutina, il lieto fine, quindi insomma. Ma poi li programmano fino al 2060, cioè. Sì, ragazzi, il discorso fanno, cioè, se uno li programmano fino al 2060, poi fa flop 1, troncano tutta la serie. Esatto. Fino al 2060, così. Ok, siamo arrivati all'ultima domanda, mi pare. Adesso chiudiamo col gran finale proprio. Volevamo chiederti se magari in generale, insomma, se c'è un attore o un regista, sia vivi che morti, con cui ti piacerebbe, ti sarebbe piaciuto lavorare nel caso tipo dei morti. Allora, nel caso dei morti mi sarebbe piaciuto recitare con Heath Ledger sicuramente. Un regista che mi piaceva particolarmente, che è morto, vabbè, altri grandi miti tipo Hitchcock eccetera, però sicuramente era Tony Scott, il regista di Una vita al massimo. Ah sì, fratello di Ridley. Sì, era secondo me un ottimo regista, cioè i film che faceva lui mi piacevano, cioè anche per quanto erano magari un po' action, tipo l'ultimo Boy Scout anche che era suo, che erano action un po' comici, però sì, era un regista molto in gamba secondo me, quindi lui. Era bellino suo. Sicuramente un attore che quando è morto è stato uno strappa cuore, proprio una cosa incredibile, Robbie Williams, cioè lui è un mito, quindi sì, anche lui è un altro attore che lo sa che avrebbe potuto interpretare Joker, ma rifiutò. Esatto, sì. E poi quando lo voleva fare non lo prese Nolan. Attori italiani nessuno? Che Francesco Favino mi piace. Favino, registi italiani?
Registi italiani, quello lì di, come si chiama, Solima, se non erro, quello lì, Gomorra, la serie. È di, come si, Suburra. Suburra, sì. Suburra, Acaboc, ok, sì. Solima o Solima. Ok. Solima o Solima, non so come si chiama precisamente, però comunque lui è molto bravo perché sta veramente cambiando le cose, facendo uno stile nuovo comunque, per quanto sia... magari sempre il dialogo, la trama, che comunque la mafia, tra virgolette, la trama principale, però comunque la porta in scena molto bene. E anche un altro regista che mi piace, perché comunque fa generi diversi, è il regista dei Racconto dei Racconti, che si chiama... Garrone. Che poi è lo stesso di Gomorra. Esatto, del film, sì. Anche lui è bravo. Ce li abbiamo gettati tutti nel mucchio, allora dacci un parere anche su Sorrentino, a me, no? Sorrentino sicuramente tecnicamente, cioè, non si può discutere, è bravo, cioè, sì. Però sicuramente il genere che fa è più distaccato dal mio, no? Cioè, è ovvio che per lui sarebbe comunque un onore restare. Cioè, forse se avrebbe continuato con la linea dei film che stava facendo. Sì, esatto, per esempio il film, quello che mi è piaciuto molto di lui, di Sorrentino, è stato quello con Sean Penn. Sì, quello per come si chiama quel festival americano, il Sundance Film Festival. Sì, quello ha fatto... Sean Penn è... This Must Be the Place. Esatto, quel film è piaciuto particolarmente. La grande bellezza, secondo me, è il film, tra virgolette, quello che... anche se ha vinto l'Oscar, secondo me è il meno bello. Sì, sì, cioè, già il Divo è meglio, secondo me. Anche secondo me. Sì. Quindi Sorrentino è un grandissimo regista, questo non si discute. Però sicuramente come genere, perché io parlavamo di gusti e di genere, sì. Diciamo che Garrone e Solima fanno più tipo fantasy, comunque action, sì. Quindi sicuramente sono quelli che più mi piace il genere. Invece Sorrentino è molto autoriale, quindi come genere non, diciamo che non mi appartiene, però sicuramente è ovvio che sarebbe fighissimo, un grande onore lavorare per Sorrentino. Cioè. Okay. Salvatores? Bravo, anche sì. Sì, decisamente. Sì, vabbè, ma ce ne sono tanti, anche... c'è anche il regista, quelli, come cavolo si chiama, quello della Grande Scommessa. Mi sfugge. No, la Grande Scommessa, quello lì, no, ho confuso film, La Grande Scommessa è quello che dico, quello americano. Quello lì, aspetta, che adesso ho fatto la corrispondenza. La Grande Corsa. Ah, Tornatore. Tornatore, anche lui, che fece il film precedente alla corrispondenza, che era... Non mi ricordo come cavolo si chiama, quello dei quadri. Sì, poi ha fatto La Sconosciuta, ha fatto... Adesso ha fatto la corrispondenza. Quindi anche, che poi è il regista di La Leggenda del Pianista sull'Oceano. Sì. Ok. Ma ci sono registi bravi italiani, cioè comunque ce ne sono, però sono pochi, veramente pochi. Ok, va bene. Concludiamo qui l'intervista a Roberto D'Antona. Se questa intervista vi è piaciuta e avete qualche personaggio dell'indipendente italiano, sia musicale che registico che fumettistico, fatecelo sapere nei commenti. Ora noi salutiamo Roberto. Ciao Roberto. Ciao, grazie. Ciao. E se mi sono impappinato, chiedo scusa. Se siamo impappinati sicuramente di più noi, non ti preoccupare. Spero di non aver fatto troppe gaffe. Ok, alla prossima. Grazie, ciao ragazzi, ciao. Era uno zombie, era un cazzo di zombie. Dammi qua, zombie. Ma come cazzo hai fatto? Sono un fan di Dylan Dog.